Tentata rapina alla sala slot di Borgo San Giovanni. Ieri nel tardo pomeriggio un individuo si è introdotto all'interno della sala slot, ha minacciato i gestori, sembra che le minacce siano state supportate da un qualche tipo di arma. L'atteggiamento dell'uomo evidentemente però non deve essere stato particolarmente convincente, tanto che ha preferito desistere e allontanarsi. Ulteriori aggiornamenti sul post che potete trovare cliccando sul link che vedete sul video nella versione desktop. Grande presentazione ieri all'ospedale dell'Angelo delle ultime due grandi investimenti della sanità veneta. Alla presenza del governatore della regione Veneto Luca Zaia e del direttore generale Giuseppe Dalben è stato presentato il nuovo macchinario di medicina nucleare che rappresenta un investimento di oltre 1.700.000 euro e l'app My Hospital Serenissima che permetterà agli utenti di muoversi all'interno dell'ospedale senza perdersi e fornirà informazioni in tempo reale. Per l'approfondimento sulla versione desktop è possibile cliccare sul link e c'è il video completo dell'evento di ieri all'ospedale dell'Angelo. Lavori in corso di Enel sulla fondamenta di Canal Lombardo. Da alcuni giorni più squadre di operai stanno provvedendo con lavori di un certo rilievo all'interramento di una serie di linee elettriche che andranno a sostituire gradualmente quelle degli impianti esistenti che sono a vista collegati tra le varie abitazioni delle varie calli. Per consentire i lavori ci saranno delle sospensioni dell'energia elettrica, per poter proseguire con i lavori ci saranno necessariamente delle sospensioni dell'energia elettrica, ma i residenti verranno avvisati come di consueto. L'Enel ha investito una via tutti i fili aerei che viene sotterraneo, stavando sotto, viene passato sotto. Quindi viene fatto il lavoro generale che è così più sicuro. È più sicuro, meno più bello da vedere, cioè non ti vedi più niente perché ti è così cara. Al solito appuntamento di Brollo Meteo o di Meteo Brollo, come vi piace. La situazione è quella che abbiamo ampiamente descritto ieri, con cieli sereni ed alta pressione livellata a suo campo sulle nostre zone, la quale ha garantito una nottata piuttosto fredda e leggermente umida nella mattinata con piccole nebbie. Oggi avremo una giornata soleggiata tranquillamente fino a sera, quindi assenza logicamente di precipitazioni. Il vento si sta disponendo da una leggera brezza nord-ovest. Le temperature massime raggiungeranno gli 11-12 gradi, per poi ritornare sotto vicino allo zero in serata nottata. Bene, buona giornata a tutti.